Precedente abbiamo fatto un piccolo accenno a quella che è la scienza del bacio, abbiamo parlato in maniera molto generale di quelle che sono le basi biologiche del bacio, cioè quali sono le sue funzioni biologiche in linea di massima. Beh, ve ne ho parlato nel video precedente che vi invito chiaramente a vedere, lo trovi appunto sul mio canale. Ti invito anche ad iscriverti al canale perché faccio divulgazione qui su YouTube, io sono un odontoiatra e un antropologo e di rimando parlo appunto di questi argomenti sul mio canale. Ci eravamo lasciati nell'ultimo video con un quesito molto interessante. Avevamo detto ovviamente che quando baciamo un'altra persona, parliamo ovviamente in questo caso del bacio in bocca, chiaramente c'è uno scambio di germi tra le due persone. E allora molti antropologi e molti biologi evoluzionisti si pongono un quesito molto interessante, cioè si chiedono perché si è evoluto questo modo di trasferire i germi, che significato può avere dal punto di vista evoluzionistico. Proviamo a rispondere in questo video molto breve a questa domanda. Secondo molti scienziati, appunto, questa funzione di trasferirsi i germi servirebbe appunto per arricchire e per rendere, diciamo, più matura quella che è la flora microbica orale e del nostro organismo. Inoltre, con un bacio si trasmettono un sacco di informazioni sensoriali. Quando baciamo un'altra persona, ovviamente percepiamo degli input elettrici che sono dati dal nostro cervello, quindi viene stimolato il gusto. Sentiamo infatti il sapore della bocca dell'altra persona, non a caso spesso ci si rifiuta di baciare qualcuno che ha un alito cattivo. C'è poi l'attivazione dell'olfatto, sentiamo quindi anche l'odore, oltre che il gusto dell'altra persona. Il tatto si attiva e poi si sprigionano delle sostanze chimiche che prendono il nome di feromoni, sono dei segnali inodori, che praticamente si diffondono nell'aria e ci permettono di capire quanto l'altra persona sia disposta e sia adatta a procreare. Sui feromoni, diciamo, c'è ancora molta confusione, nel senso che non tutti credono nella loro esistenza. Ma perché baciamo un'altra persona? Cioè, ci si chiede molto spesso, gli scienziati si chiedono sin dai tempi di Darwin, il bacio è istintivo o è un comportamento appreso che esprime affetto? Prima di chiudere il video, proviamo brevemente anche a rispondere a quest'altra domanda. Nel video precedente, infatti, vi avevo detto che più o meno nel 90% delle culture del mondo il bacio esiste. Poi altri studi di antropologi hanno messo in evidenza che questa percentuale, per via dei fenomeni di globalizzazione, sta salendo sempre di più. E quindi, chiaramente, in quasi tutte le culture del mondo esiste il bacio. Tuttavia, ci sono alcune aree del pianeta in cui, diciamo, questo bacio non esiste, più che altro è sostituito dallo strofinamento dei nasi. Ma, ripetendo ancora la domanda, il bacio è istintivo o è un comportamento appreso che esprime affetto? Attendi, diciamo, qualche altro minuto scarso e ti risponderò alla domanda, perché prima di ciò volevo anche, diciamo, definirvi dal punto di vista scientifico che cos'è il bacio. Il bacio, dal punto di vista scientifico, prende anche il nome di osculazione, come vi ho detto nel video precedente, e consiste nell'aderire bocca a bocca di due individui o nel premere le labbra su qualche altra parte del corpo di un'altra persona. Darwin riteneva comunque sia che il bacio fosse innato ed ereditario, questo per rispondere alla domanda di qualche secondo fa. E quindi, secondo Darwin, il fatto che noi baciamo deriva appunto dal fatto che il bacio sia, tra virgolette, codificato all'interno dei nostri geni. Non tutti sono d'accordo, non tutti appunto hanno questa idea, molti antropologi infatti ritengono che il bacio invece sia appunto un fenomeno culturale. Ma questo è soltanto l'inizio di questa scienza perché appunto gli scenari sono ancora aperti e le ricerche scientifiche sicuramente, diciamo, andranno avanti. Da dove ha avuto origine però il bacio? Quando nella nostra specie abbiamo iniziato a baciare? Di questo te ne parlerò appunto nel video precedente, per cui iscriviti al mio canale, attiva la campanella delle notifiche e rimani appunto sintonizzato perché tra qualche giorno uscirà, diciamo, il video, che sarà la continua di questo, in cui ti spiegherò quali sono le origini del bacio nella nostra specie. Quindi andremo alla ricerca di quelle che sono le origini del bacio. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!